Allora, questo video ha fatto il giro del web, ovviamente, come molti altri, soprattutto delle dirette, degli interventi del presidente Zelensky, presidente ucraino. Buonasera, ben ritrovati. Voi immaginate questo suono martellante, a proposito, nelle orecchie, sempre, costantemente, quasi in qualsiasi città dell'Ucraina, mentre poi iniziano i bombardamenti, quindi quel fragore devastante, pauroso per coloro che poi si rifugiano sottoterra. Ho utilizzato questo mezzo, anche semplice, un po' per far capire quale sia la situazione. Vediamo un po' insieme questa sera che cosa è successo. Dal titolo vedete che cosa aspetta un po' a tutti noi sul fronte dell'energia. Quante settimane, da quante settimane stiamo parlando di questa come la vera emergenza? Mentre scendeva la curva del Covid, che tra l'altro adesso si sta rialzando, ma insomma non ne vogliamo veramente più sentire parlare, questo un po' tutti noi, però l'attenzione va tenuta alta, perché poi è intervenuto questo decreto energia che non soddisfa e tra l'altro dà l'occasione anche per il nostro sondaggio di questa sera, molto partecipato, fatelo anche voi, temo di intuire un po' il risultato, ma insomma lo vedremo insieme tra poco. Vai Tony, vediamo pure il sondaggio, mentre vi ricordo il 351 1755 340 per i vostri sms. Benzina, il taglio di 25 centesimi, basta? Queste sono le due opzioni, il sì al numero verde come vedete, il no il numero in rosso, sentirete il segnale di occupato ma già registrato la vostra preferenza, e comunque ed è gratis e anonimo. Tra poco daremo, o meglio nel corso di Ring daremo il risultato. Ci sono altre poi questioni che vorremmo discutere, appunto quello dell'energia, e che vedete dovrebbe entrare in vigore il taglio della benzina, speriamo davvero a partire da mercoledì, ma durerebbe solo per l'intero mese di aprile. Poi decisione di oggi, di fatto nel tardo pomeriggio, l'Unione Europea si prepara con il primo passo per la forza armata condivisa, e sarebbe una forza leggera di pronto intervento di 5.000 militari. Certo, non è il momento migliore, diciamo, per lanciare anche un segnale di questo tipo, forse mentre cerchiamo la distensione, mentre da più parti si continua a chiedere che il Papa vada a Kiev, quindi una sua presenza che forse potrebbe in qualche maniera scongiurare ulteriori attacchi, portare a una pace, e chissà davvero. Domani, tra l'altro, Zelensky, il presidente ucraino, parlerà ai nostri parlamentari. Già c'è più di qualche polemica, molti nei 5 Stelle, ex 5 Stelle, confluiti magari in Forza Italia o nel gruppo misto, alcuni leghisti che non intendono partecipare a questa seduta. Zelensky non è uno che le manda a dire, lo sapete, a Israele ha detto non avete fatto nulla, non avete neanche messo delle sanzioni nei confronti della Russia. Insomma, chissà che cosa dirà domani ai nostri parlamentari. Bene, poi vedremo anche il Premier Draghi che era a Palmanova, insomma tante cose, e che cosa ha detto. Voglio salutare e ringraziare gli ospiti, cominciamo come sempre dalle donne, l'onorevole Sara Moretto di Italia Viva, buonasera, ben trovata. Buonasera, buonasera a tutti. E auguri, pronta guarigione per il suo infortunio, abbiamo visto, quindi domani si collega, però c'è lei ovviamente. Assolutamente sì, avrei voluto essere in presenza ma purtroppo sono costretta a collegarmi. Che pensa di coloro che dicono allora dobbiamo invitare anche Putin, domani non ci sarò, che cosa pensa di questi parlamentari? Io credo che in questo momento la presenza di domani all'audizione di Zelensky sia non un atto formale, ma che confermi una chiarezza di posizione del nostro paese. Chi ancora, diciamo, rincorre ambiguità o peggio ancora crede possa essere giustificato l'attacco russo, secondo me sbaglia e fa un danno anche all'immagine del nostro paese. C'è un aggressore e una vittima, l'aggressore è Vladimir Putin, la vittima ma il popolo ucraino, e credo che su questo non ci possano essere ambiguità. E ho visto il sindaco di Belfiore, il veronese, Partito Democratico, Alessio Albertini, collegato. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera. Vedete qui invece lo speaker della maggioranza in Consiglio regionale per la Lega, Alberto Villanova. Buonasera, ben trovato. Buonasera, grazie. Beh, insomma, due sono proprio della Lega, uno è Borghi, l'altro è Pillon.
che dicono che non ci saranno. So che lei non è stato molto buono in passato anche nei confronti di Borghi, mi pare, in particolar modo su come la pensa e quello che diceva in merito al Covid. Non condivido assolutamente la loro posizione. Lei, da fosse parlamentare, sarebbe in aula domani? Assolutamente, no? Sì, perché uno la può pensare come vuole, ma qui abbiamo un presidente di un popolo che è sotto le bombe e quantomeno gli va dato il rispetto e bisognerebbe andare in aula ad ascoltare quello che ha da dire. Dopodiché ci possono essere opinioni divergenti, anche se secondo me in una situazione come questa si fa fatica ad avere un'opinione diversa dal fatto che l'Ucraina è sotto le bombe dei russi. C'è stata un'invasione e quindi penso che dal 24 febbraio, quando è iniziata l'invasione, tutte quelle che potevano essere le considerazioni sulle tensioni precedenti siano cadute. È nata un'aggressione ingiustificabile che non ha nessun tipo di giustificazione plausibile. Abbiamo un popolo che viene bombardato, civili che vengono bombardati, quindi sinceramente non vedo altre posizioni che possano essere tenute in questo momento. Poi dobbiamo dire che anche gli industriali si sono arrabbiati ovviamente sul decreto energia, che giudicano non sufficiente, quindi parliamo anche di questo. Negli ultimi giorni poi sono arrivati gli allentamenti sul fronte delle restrizioni, quindi discuteremo anche di questo. Nell'ultima parte invece avremo ospite il presidente dell'autorità portuale di Venezia e Chioggia, Di Blasio, quindi capiremo come cambiano i traffici, cosa succede in un porto che sperava di ripartire anche sul fronte delle crociere, insomma, post-Covid, quindi che impatto ha. Saluto e ringrazio Enoch Soranzo, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Fosse invece parlamentare, domani sarebbe in aula ad ascoltare Zelensky, lei? Assolutamente sì, senza dubbio e con grande senso di responsabilità e delle istituzioni, perché di fatto è un momento delicatissimo, importantissimo. Cogliere e capire la situazione direttamente dal Presidente è fondamentale, soprattutto chi ricopre adesso un ruolo di parlamentare. E per lo più dobbiamo comprendere quelli che sono non solo gli equilibri internazionali, ma quello che stanno vivendo questi cittadini, questo paese, questa popolazione, che non è per niente uno scherzo. Siamo al 26esimo giorno di guerra, di bombardamento, e sembrava qualcosa di risolvibile, invece sta prendendo sempre e assumendo sempre più dinamiche più complesse. Quindi credo che qualsiasi parlamentare oggi, visto che poi i provvedimenti devono e dovranno, a mio avviso, sempre e dovrebbero sempre passare assolutamente per il vaglio e il voto del Parlamento, sia assolutamente fondamentale. Chi non lo farà... Ma chi dice che bisogna invitare o ascoltare anche Putin, cosa dice? Secondo me sarebbe molto utile anche per, e dovrebbe essere questa cosa ascoltato, perché le Camere devono avere assolutamente cognizione di causa, e se lo hanno direttamente dagli interlocutori credo che sarebbe una cosa molto buona. Io penso che però ci sia un dato che non si può assolutamente cancellare. Oggi c'è una popolazione che sta subendo un attacco molto forte e armato, e quindi militare. C'è un paese che, al di là di tutto, sta subendo, gli piovono dal cielo bombe, quindi sicuramente o c'è qualcosa che ci manca e che non conosciamo, sì, che può essere benissimo, ma sicuramente il dato è che l'attacco militare e le bombe sono russe. Allora, non so se il sindaco, sono certo che al sindaco non è sfuggito, poi non le chiedo, Albertini, se lei sarebbe in aula, perché insomma, nel suo caso lo do per scontato, perché lo ha ribadito anche il Partito Democratico, insomma, in questa giornata. Però ha visto quanti messaggi passavano di famiglie in difficoltà, di anziani solo in difficoltà, e di un pensionato che scriveva pochi istanti fa: non arrivo a fine mese, neanche forse la terza settimana. Cioè, questo titolo qua, di quello che significa l'aumento della luce, l'aumento del gas, l'aumento, insomma, delle bollette in generale, dei costi per fare la spesa, guardate che è pazzesco. Eccolo qua: sono un pensionato, non arrivo a fine mese. Grazie a Marco Galiazzo, che ci manda in onda di nuovo quell'SMS. Cioè, lei è sindaco, lo è stato anche Enoch Soranzo, ha, no, la vicinanza proprio con i suoi cittadini. Come li sente in questi giorni? Beh, sicuramente c'è grande preoccupazione per quello che è lo scenario internazionale e anche per una impossibilità da parte di tutti, anche dei singoli cittadini, di capire quale potrebbe essere davvero il punto di caduta
di questo conflitto, cioè non si capisce cosa dovrebbe succedere affinché il conflitto si possa arrestare, e quindi c'è una preoccupazione evidente anche su quella che potrebbe essere un'evoluzione ulteriore della situazione. E ad aggravare un tema che esiste da prima della guerra, perché è già da un paio di mesi la guerra, cioè da nemmeno un mese, che è quello del rincaro energetico, e perché che tocca tutti, tocca le famiglie e le imprese, ma non vorrei dimenticare anche il problema dell'aumento del costo delle materie prime e la mancanza, esatto, spesso di approvvigionamento di materie prime, che pone in grossa sofferenza gran parte del tessuto produttivo veneto e italiano, proprio nel momento in cui si stava uscendo effettivamente dalla pandemia, almeno per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto produttivo, e nel momento in cui c'era un grande fermento economico e ordini che arrivavano, commesse, insomma l'attività, il giro, insomma, del mercato si stava rimettendo in moto, ed è arrivata questa cosa questa stangata della guerra, che diciamo proprio effettivamente non ci voleva, al di là ovviamente della tragedia che vive il popolo ucraino. Detto questo, io penso che, ma magari avremo modo di parlarne anche nel corso della serata, penso che questa sia l'occasione buona per mettere in fila una serie di ragionamenti, cioè così come il conflitto armato ha rimesso un po' in ordine la situazione a livello europeo, dove quei paesi, penso al blocco di Visegrad, penso a molti paesi si lamentavano o che addirittura espressamente volevano disgregare l'Unione Europea, che si sono allineati immediatamente con la maggioranza e con la Commissione europea sulle sanzioni contro Putin, perché hanno capito qual era l'alternativa. Spero anche che questa situazione economica possa far ripensare una serie di scelte sbagliate o di mancate scelte che il nostro paese ha fatto negli ultimi anni in materia energetica. Ci sarà modo magari di parlare nel corso della serata. E speriamo appunto anche nella nostra famosa autonomia su questo fronte. Ho visto tanti sms anche in riferimento alla visita, avete visto, del Premier Draghi, che vorrei sentissimo adesso, Tony, però è vero che il riferimento che faceva adesso Albertini è ovviamente a Salvini e il blocco di Visegrad, poi adesso forse anche Soranzo, insomma, con Giorgia Meloni, se volete dire qualcosa. Ma guarda, io penso che tutti i ragionamenti politici abbiano un prima e un dopo. Cioè il prima del 24 febbraio e dopo il 24 febbraio. Prima si trattava di politica, si trattava di discussione su quelle che erano le ragioni di due parti che si contendevano per quello che riguarda soprattutto l'Ucraina e per quello che riguardava un certo tipo di politica estera. Dopo il 24 febbraio credo non ci sia la possibilità di prendere ancora in considerazione quei punti di vista che potevano essere vicini alla Russia, perché nel momento in cui uno Stato invade un altro Stato sovrano con i carri armati, con gli aerei, con le bombe, con i soldati, penso che di fronte a questo tutto quanto debba cadere. Quindi è anche una cosa buona che finalmente vediamo un'Unione Europea che si sta muovendo, anche se in maniera un po' lenta rispetto alle altre grandi potenze, però vediamo un'Unione Europea che finalmente sta iniziando a muoversi in maniera coordinata e inizia anche a guardare ad esempio a una difesa comune, a parlare con una sola voce a livello internazionale, quindi probabilmente qualcosina di buono sta succedendo in questo periodo, cosa che non succedeva prima. Cioè se prima c'era questa disgregazione anche all'interno dell'Europa, probabilmente anche qualche problemino c'era. Eccolo qua, questo vabbè, adesso Matteo Salvini contestato in Polonia ormai di qualche giorno fa, diciamo, è un modo per lasciare intendere chiaramente quale sia la nuova posizione. Oppure non sarebbe stato così opportuno? Ma io credo che probabilmente la visita lì, se trattato di un trappolone che è stato, o probabilmente è stato consigliato male da chi ha organizzato quel viaggio in Polonia. Io credo che il fatto di andare a manifestare la vicinanza al popolo ucraino, la vicinanza anche a chi sta accogliendo migliaia e migliaia di profughi, sia stato qualcosa di buono. Però è finita con questo trappolone, con questa situazione sicuramente non piacevole. Però io credo che la posizione del nostro partito in questo momento sia molto chiara, quindi sul fatto di essere assolutamente filoatlantisti, essere dalla parte di chi sta aiutando l'Ucraina a resistere all'aggressione russa.
tranne qualche esponente, come ho detto prima, insomma, che siamo un partito abbastanza, sì, abbastanza grande e variegato. Abbiamo visto anche durante il Covid, abbiamo visto più di qualcuno, anzi sempre gli stessi che andavano in altre direzioni. Storanzo, una battuta, poi vediamo Draghi, cioè anche lei, su cambiano un po' gli equilibri in Europa e diciamo gli orizzonti del leader come Giorgia Meloni? Ma no, Giorgia Meloni è stata chiara fin da subito, si è esposta immediatamente sulla posizione del partito e anche che di fatto, al di là del sostegno al premier Draghi immediato su questa questione, ha anche chiarito la posizione del partito, che ha guardato il patto atlantico in modo chiaro. Io però mi permetto di fare due considerazioni aggiuntive. Intanto, la prima è che siamo di fronte, condivido il pensiero del capogruppo Villanova, nel senso che non siamo di fronte a una situazione da chiarirci su chi oggi sta bombardando con ordini militari, anche negli ultimi giorni, con anche di qualche ordine di tecnologia più avanzata rispetto a qualche settimana fa, e che ci sia comunque una pianificazione che non è l'improvvisazione. Io non credo all'improvvisazione. E su questo voglio fare una considerazione ad alta voce. Io penso, è il mio pensiero, che sia invece un dato da verificare, che sì, è vero che l'Europa si sta muovendo, ma ancora una volta si muove in ritardo. Io penso che un'Europa dei paesi, chi in Italia, per esempio, il ministro degli esteri, quindi nella politica internazionale, forse qualcuno doveva muoversi prima più che adesso. Non è possibile che nei rapporti del COPASI di 10 anni fa si prevedevano delle tensioni che potevano poi indirizzarsi in certe situazioni che poi vedeva scaturire un conflitto di questo genere o tensioni di questo genere, e nel corso di tutti questi anni nessuno in Europa si è reso protagonista a prepararsi a una situazione di questo genere. Quando si sente 10 giorni fa, 15, le prime decisioni sulle sanzioni dei paesi, un premier Draghi che chiede, fa l'appello che tutti i paesi aderenti all'Unione Europea applicano le sanzioni tanto quanto stava facendo l'Italia, suona molto, molto strano, no? Nel senso che il premier Draghi non avrebbe avuto bisogno di fare un appello se la decisione di applicare le sanzioni era per tutti gli stati membri e in verità si sente di fare un appello, evidentemente lo stavamo applicando solo noi o pochi altri. E quindi sono tutti sintomi di un'Europa che sta fallendo su tutte le progettualità e su tutti i temi, da quello sanitario a quello della politica internazionale, a quello della difesa, della sicurezza, a quello delle politiche agroalimentari, insomma tutto quello che sono le politiche degli ultimi 20 anni. Noi stiamo vedendo un'Europa assolutamente inesistente e con una programmazione sbagliata. E un'ultima considerazione la voglio fare. Bene, guardi, buonasera, la guerra è la vera guerra è finanziaria, scrivono gli sms, per le famiglie. Io ho 4 figli e non vedo la sanzione alle compagnie petrolifere ed energetiche che ci stanno rubando il futuro. In realtà viene proprio, diciamo, questo intervento di 4,4 miliardi che è il decreto energia per aiutare le famiglie, le spese, tagliare la benzina, eccetera, arriva proprio dall'extragettito, dai guadagni in più fatti nell'ultimo periodo. Però ma certo, è poco. Direttore, è da novembre che lo Stato incassa il 10% o il 22% e nei casi eccezionali del gas per alcune imprese il 4%. Cioè, potevano fare di più, no, Soranzo? E quindi se raddoppia l'imponibile, raddoppia anche l'incasso dello Stato sull'IVA. Quindi non ci vuole tanto per capirlo. Allora, dai, vediamo Draghi oggi a Palmanova nel servizio di Laura Bucarella della nostra redazione di Trieste e poi cominciamo a parlare di energia. Il modo con cui abbiamo reagito a tutte le emergenze di questi ultimi 2 anni è stato quello di integrare le decisioni del governo con quelle delle regioni e con quelle dei comuni. Questa alleanza istituzionale, questo aver imparato a lavorare insieme, è un patrimonio che non dobbiamo dimenticare, che dobbiamo tenere. E questa è l'accoglienza ora di 60.000, solo ad oggi quasi 60.000, e poi chissà quanti dopo, sarà un'altra emergenza dove questa unità sarà fondamentale. Queste le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi in visita a Palmanova, alla sede regionale della Protezione Civile e al hub dove sono stoccati i mezzi e i materiali per l'Ucraina. Insieme al Premier, accolto dai vertici della regione, anche il capo del Dipartimento di Protezione Civile, Fabrizio Curcio. L'accoglienza, l'organizzazione, l'entusiasmo di questi volontari davanti a voi
mostrano che possiamo contare su una struttura efficiente, funzionante, moderna, che è la Protezione Civile. Il Friuli Venezia Giulia è sempre impegnato in prima linea in tutte le emergenze nazionali e internazionali. In questo caso ancora di più perché terra proprio di confine, di ingresso, perché il 60% delle persone che sono venute in Italia ad oggi provengono proprio dal confine con la Slovenia. Il Presidente del Consiglio ha assistito alla partenza di 4 camion con farmaci e presidi sanitari destinati all'Ucraina. Il convoglio, scortato dai mezzi della Protezione Civile, è diretto a Suceava in Romania, dove il materiale verrà ritirato da mezzi ucraini. La decisione fondamentale è la decisione che il Governo ha preso di ascoltare gli italiani, di ascoltare la disponibilità, l'entusiasmo, l'accoglienza, di ascoltare la loro bontà. E questa decisione è presa e quindi il sostegno all'accoglienza non mancherà. Ci sono programmi speciali per i minori, ci sono programmi per le donne e sono minori di un tipo nuovo rispetto ai minori che arrivano da altre fonti, da altri punti. Quello che è cruciale è che questi aiuti, quando non sono, che vengano dati direttamente o passino attraverso una procedura, vengano erogati subito, perché il bisogno è ora, non tra settimane. Ecco, questo è molto importante. Poi saremo costretti, come avremo bisogno per forza, o ce la faremo senza il gas russo, insomma, ha detto molto chiaramente, vedremo, insomma, quindi, come dire, c'è una soluzione, non siamo obbligati, insomma, nel lungo termine a restare attaccati a questo gas russo, lasciato intendere che appunto una soluzione alternativa c'è, ne abbiamo parlato tante volte queste settimane. Allora, onorevole Moretto, cioè, poi alla fin fine lei lo vede il tenore di questi SMS. Quando leggiamo questa cifra, che è una stima fatta da Confcommercio soltanto nelle ultime ore, aumenta il gas, aumenta la benzina, aumenta la bolletta della luce, aumenta la spesa, aumenta tutto. Cioè, signori miei, qua parlare di 4,4 miliardi con massimo rispetto di un decreto d'urgenza, la benzina tagliata forse mercoledì e per l'intero mese di aprile basta. Cioè, alla fin fine, chi vede, ascolta, legge, chiunque immagino pensi che sia gran poca cosa, o no? Beh, io le confesso che rispetto agli annunci che aveva fatto il ministro Cingolani in aula mi sarei aspettata qualche intervento in più, perché nell'ultimo decreto di fatto, per quanto riguarda il caro gasolio, c'è solo l'intervento sulle accise. Mentre sì, ha parlato di truffa il ministro Cingolani, dell'aumento della benzina, esatto. È una truffa perché non è assolutamente giustificato, ecco, lo ricordo. E quindi mi sarei aspettato un intervento sull'IVA, tant'è che personalmente ho depositato un emendamento al decreto, più emendamenti al decreto energia, volti proprio a rimodulare l'IVA, cioè a fare in modo che in questi mesi di aumento dei prezzi l'IVA comunque non venga sterilizzata, questi aumenti di IVA vengono sterilizzati, e questo andrebbe a incidere ulteriormente sul prezzo di benzina e gasolio. Quindi io mi auguro che nell'esame parlamentare del decreto ci sia la possibilità di valutare questi emendamenti, che non hanno costo perché di fatto pescano sull'extragettito IVA che lo Stato ha avuto. Detto questo, però, è evidente, come si diceva anche prima, che gas e carburanti hanno iniziato ad aumentare prima del conflitto russo. Ecco. Nei mesi scorsi sono già stati fatti degli interventi. Il conflitto ha certamente aggiunto incertezza e fatto aumentare anche qualche speculazione. Su questo sappiamo che c'è anche la procura che indaga, diverse procure che indagano, quindi ci aspettiamo anche da lì, insomma, se c'è qualche evidenza che emerga, però oggi servono interventi urgenti. Io credo che accanto a questi ci sia bisogno dell'intervento sull'IVA e che insieme all'Europa ci sia bisogno di fissare dei tetti massimi di gas, energia e carburanti, per far sì che non ci sia un aumento indiscriminato e che questo aumento termini, abbia una fine sopra la quale gli italiani sanno che non si dovrà andare. Questa è una decisione che, se presa solo come Italia, ha una certa debolezza; se presa come Europa, ovviamente ha un altro valore. Io credo che in questo momento l'Europa non debba fare l'errore di chiudersi in se stessa, ma anzi di aumentare la solidarietà e di prendere delle decisioni forti come questa, che è quella di mettere un tetto ai prezzi di importazione di gas e carburanti, importazioni dalle quali,
come è chiaro a tutti dai numeri, non saremo presto indipendenti, al di là degli impegni che abbiamo. Certo. L'Italia consuma 70 miliardi di metri cubi di gas all'anno e ne produciamo solo 5. Questo è evidentemente l'esito di scelte del passato: no TAP, no trivelle, no inceneritori, nessun impianto, e ci ritroviamo in questa condizione di fragilità. Con l'autoproduzione ora e con altri fornitori potremmo raggiungere altri 12 metri cubi, miliardi di metri cubi di gas, ma dalla Russia oggi ne importiamo 29, quindi i conti non tornano, è necessario accelerare su delle scelte forti. Bianova. Ma io credo che poi oltre, Albertini, oltre a fissare un tetto all'acquisto, al prezzo del gas, ma a livello europeo ovviamente, visto che comunque adesso abbiamo una grande liquidità che sta arrivando al nostro paese, che è quella del PNRR, quindi del recovery. Di rottarla su... Penso sia opportuno in questo momento che l'Europa riveda quelle che sono le missioni dove far arrivare questa grande liquidità. Sono fondi che arrivano per due terzi a debito, quindi sono debiti che stiamo contraendo come Italia, e penso sarebbe giusto che l'Europa ricalibrasse le missioni per usarle per la riconversione energetica, per trovare nuove fonti di approvvigionamento e soprattutto per calmierare quei prezzi, perché se noi vogliamo portare l'Italia, il nostro paese, attraverso una transizione ecologica, cioè quindi portarlo verso le rinnovabili, prima dobbiamo fare in modo che famiglie e imprese sopravvivano a questa crisi energetica, a questo aumento dei costi, perché se no ci troveremo fra un anno dove noi non abbiamo più imprese, o comunque avremo un numero molto minore di imprese. Quindi abbiamo questa grande, questi 200 miliardi che stanno arrivando, potremmo riconvertirli, portarli verso un utilizzo più utile. Però mi sembra di capire che su quello non ci sentono, no? Allo stesso tempo la risposta è esattamente quello che fa il PNRR, no? Cioè pone un'attenzione sulla transizione ecologica e quindi... Ma non solo. E quindi non solo. Facciamo quello che è richiesto nell'arco di qualche anno, poi dicono non abbiamo... Anche le imprese stesse, no? Non abbiamo... abbiamo anche fondi che vanno alla rigenerazione urbana, ad esempio, che per abbellire le nostre certo. città, cosa sicuramente molto utile, però in questo momento penso che l'urgenza è quella di abbassare i costi per le famiglie e per le nostre imprese, per garantire che possano sopravvivere e passare questo periodo, perché dopo delle città belle ce ne faremo molto. Allora, poco. Albertini Solanzo, ricomincio da voi subito dopo la pubblicità, ma attenzione perché vi faccio vedere un'altra cosa che è molto interessante, cioè la benzina vista... dalla persona a noi più vicina nel momento in cui andiamo al distributore, che è quella che probabilmente ha preso i peggiori insulti nell'ultimo periodo, cioè il gestore, ma ci spiegherà tecnicamente come è composto appunto il costo, e lo ha fatto qui in diretta poche ore fa, quindi lo rivedremo insieme subito dopo la pubblicità, tra poco. Quando un cliente va su una pompa dove c'è il gestore che serve, con 22 centesimi di differenza rispetto al fai da te, al gestore vanno 2 centesimi e mezzo, la media, allo Stato 3,7, quindi lavoro gratis per lo Stato, e 15,8 centesimi alla compagnia petrolifera. Questa è definita da noi una rapina. 2 centesimi per il lavoro al servito più 3,5 centesimi per litro è il margine. È quello che resta in tasca ai gestori di pompe di benzina, presi di mira soprattutto in quest'ultimo periodo dai contribuenti per il rialzo dei prezzi alla pompa. Ma proprio dal Trevigiano, provincia in cui nacquero di fatto le pompe bianche, si leva la protesta di una categoria che, oltre ad incassare per conto dello Stato i soldi delle accise, si trova anche a doverci pagare le commissioni per le carte di credito, che incidono, racconta Moreno Parin, in maniera pesante. Le accise gestore, prima le paga il gestore delle accise e poi l'incasso dei clienti, che ci consideri che quindi che ci faccia parte di queste accise sulle quali noi paghiamo le commissioni per le carte di credito. Chiediamo praticamente che ci sia un margine prolito che consenta al gestore di vivere in modo dignitoso e non di pensare come molti: chiudo e cambio mestiere. In provincia di Treviso gli impianti sono ad oggi 315, 167 a marchio, 148 le pompe bianche. Per il marchio Kuwait, ad esempio, gli impianti sono 41, ma soltanto 6 sono pompe gestite direttamente. Non speculo al gestore. Diciamo che, fra virgolette, è una vittima come gli altri. Molte compagnie addirittura levano il gestore dall'incombenza di fare il prezzo e da remoto modificano il prezzo in tempo reale. A fare le quotazioni è il Platz, che dà la media del valore del prodotto scambiato nella giornata precedente, ma il prezzo di vendita sono le compagnie a determinarlo. La media del
quasi tutto il 2002 era di 46 centesimi al litro il costo del il valore Platz. Sì. E siamo arrivati praticamente a 1 euro e 10 di valore, senza che mancasse il prodotto e senza che ci fossero interventi o motivazioni di aumento del costo del trasporto, della raffinazione e tutto quello che ne consegue. Quindi questa è la speculazione vera e propria sulla quale devono andare a indagare. Dunque, riferimento ai 60 miliardi, anzi, in 5 anni, vedete le spese militari di cui tanto si è parlato in queste ore per quanto riguarda l'Italia. Ho visto riferimento a un altro blocco vero da creare, che sarebbe quello dell'Eurasia, ma almeno forse un'Europa, qualcuno scrive, meno dipendente dalla NATO, dagli USA, ma che sia veramente forte. Sono tutti dibattiti che, come vedete, emergono insomma in queste settimane. Allora, la staccata sui carburanti è una truffa, e quella delle mascherine del governo di 2 anni fa cos'era? Scrivono gli sms. Avete sentito un'altra faccia di questa medaglia degli aumenti? Allora, sindaco Albertini, è così un po', dai, però ci aspettavamo tutti un intervento un po' più sostanzioso da parte del governo, cioè si rendono conto della situazione che vivono le famiglie adesso? Allora, la discussione era se attuare una misura con lo scostamento di bilancio oppure no. E io credo che in questo momento, se noi consideriamo dall'inizio dell'anno, è la terza azione che il governo fa, prima per il rincaro energetico, oggi per la benzina, e sono 20 miliardi in tutto. Erano stati 11 con la prima, 5 con la seconda, altri 4 con questa. E sostanzialmente in 2 mesi, subito dopo fatto il bilancio, si è fatta un'altra mezza manovra, se andiamo a considerare che solitamente le manovre, almeno ante Covid, erano di circa 30-35 miliardi. Quindi si sono trovate risorse senza scostamenti di bilancio. Vediamo se nei prossimi mesi sarà necessario, speriamo di no, ma credo che se non cambia un po' la situazione sarà necessario fare uno scostamento di bilancio. Però mi sembra che comunque un intervento importante del governo in maniera del tutto emergenziale sia avvenuto. Che questo sia sufficiente credo che nessuno possa dirlo, nel senso che è ovvio che non basta, non è bastato. Io confido che la diminuzione di 25 centesimi, unito al fatto che già da diversi giorni il prezzo del greggio sta calando, possa effettivamente essere riportato, essere ritrovato dai cittadini anche al prezzo finale alla pompa. Che poi ci sia stata una speculazione, insomma, al di là di quello che ha detto Cingolani, ma mi sembra sotto gli occhi di tutti, anche perché esistono le scorte vengono acquistate anche a prezzi anche con largo anticipo. Esattamente. Quindi non è necessario che ci sia un aumento repentino di qualche giorno perché immediatamente si trasformi in un aumento del prezzo la pompa. E quindi chiaramente c'è stata un'azione che definire speculativa credo che corrisponda al vero. Allora, Soranzo, le faccio vedere chi altro attacca, diciamo, o critica fortemente il decreto energia, diciamo, il sostegno che è arrivato. Poi lo ricordo, intanto il PIL ovviamente è previsto al ribasso ulteriormente, purtroppo. Si include, viene aumentato da 4 a 5,2 milioni il numero di famiglie protette dagli aumenti delle bollette, quindi una fascia preservata tra i più bisognosi. Viene rifinanziata la cassa integrazione, la rateizzazione delle bollette, che però cioè, mi ricordo, è rateizzata, cioè quindi quella bolletta si paga per intero comunque, non è che c'è un intervento, a parte quello ovviamente calmierate. Allora, vediamo gli industriali, poi Enoch Soranzo. Insoddisfazione e preoccupazione. E ancora, nel decreto manca la determinazione di cui c'è assoluto bisogno in periodi eccezionali come quello che stiamo vivendo. Firmato i presidenti di Confindustria Veneto Enrico Carraro e i suoi omologhi di Lombardia Francesco Buzzella e Piemonte Marco Gai. Destinatario Palazzo Chigi. Il decreto energia del governo non trova la sponda delle imprese che anzi rilanciano l'allarme. Intervenire immediatamente con ogni misura possibile e sostenibile per compensare l'aumento dei costi dell'energia anche attraverso un tetto sui prezzi e gli effetti delle sanzioni legate alla guerra.
perché la situazione è già oltre il baratro. In realtà alcune aziende hanno già provveduto a chiudere parte della loro produzione, quindi direi che la situazione non è più solo allarmante, siamo arrivati proprio alla fine dell'allarme, adesso si inizia con le azioni concrete. La trasparenza del mercato energetico, continuano le Confindustrie del Nord, deve poter permettere di legare al costo delle forniture il prezzo al cliente, non ai valori oscillatori delle speculazioni quotidiane. E anche il sistema fiscale che grava sui prodotti energetici va reso lineare, chiaro e trasparente. Non è possibile che le imposte raddoppino il costo del carburante e siano la sommatoria di accise accumulate nei decenni. Insomma, il taglio dei 25 centesimi serve a ben poco. Gli industriali continuano. La scelta di intervenire con sconti e ristori temporanei limitati nel tempo e negli impatti è in contrasto con le previsioni, anche quelle meno pessimistiche, di alti livelli dei prezzi sui mercati energetici prolungati nel tempo. Il Paese, concludono, deve definire rapidamente un vero e proprio piano energetico nazionale che preveda un nuovo mix di forniture e fonti. Ma non è il solo problema. Andare a prendere un appalto adesso è decisamente rischioso per tutte le aziende, perché i costi che abbiamo adesso non è detto che siano poi i costi finali. Quindi c'è una situazione veramente che rischia di degenerare velocemente, e non per una carenza di ordini. Cioè non è un problema di mercato, ma appunto è un problema di poi ribaltare questi costi eventualmente al nostro cliente finale. Io mi occupo di internazionalizzazione anche all'interno della mia azienda, e avendo un po' aziende in tutta Europa, devo dire che la situazione è uguale in tutte le nazioni, accise o meno. Quindi forse non ci dobbiamo concentrare solo ed esclusivamente sulle accise, servono azioni molto più strutturali. Cioè, Soranzo, le aziende già stanno chiudendo, questo dicono gli industriali, non basta? No, se, molto velocemente, direttore, se posso. Io sono abbastanza arrabbiato, vorrei usare una parola un po' più scurrile, però per rispetto degli ascoltatori non faccio questo sgradevole sgarbo, e anche della sua televisione e di lei. Perché non è vero, l'allarme sulle energie insomma, in Francia sono intervenuti a fare manovre a novembre, parlo di luce, gas. E il costo del carburante si è aggiunto. Allora, qualcuno mi deve spiegare, in questi giorni abbiamo pagato le bollette dei consumi di luce e gas del mese anche di febbraio, tra l'altro con le previsioni di stima, perché poi abbiamo pagato anche la stima con questa tariffa. Allora, se la matematica non è un'opinione, ci mancherebbe anche altro che avessero fatto una manovra con uno scostamento di bilancio. Sembra che sia un risultato straordinario che si sia stata fatta una piccola manovra con lo scostamento, senza scostamento di bilancio, e ci mancherebbe altro, hanno incassato. Cioè, invece di essere bravi, lei dice, non è che siano stati bravi, no, hanno attinto al guadagno maggiore fatto ultimamente, adesso lo definisco guadagno, prego. No, certo, se da novembre, dicembre, gennaio e febbraio l'aumento di luce nella media va dal 200 al 500%, il 10% al 22% del raddoppio o addirittura di 5 volte il costo, per cui il mercato non ha potuto fare niente, perché le famiglie non è che hanno saputo di questa cosa, hanno spento il riscaldamento, hanno consumato e si sono trovati solo la bolletta in più. Quindi lo Stato ha incassato il 22%, 5 volte il 22% in più per ogni mese, se è raddoppiato il imponibile 5 volte, se non del doppio, quindi del 22% in più del doppio. Quindi è inutile che ci nascondiamo, la matematica, allora le due sono le cose, o i soldi mancavano e stanno facendo cassetto, o li stanno tenendo fermi per i prossimi mesi, oppure hanno colmato dei buchi che non avevano dichiarato. Dopo che la situazione non sia semplice, lo sappiamo benissimo anche noi. A questo si aggiungono le accise, cioè il costo del carburante. Ma guardate che il costo del carburante sta mettendo, lo sa bene anche il capogruppo presente in studio. Allora, noi abbiamo gli allevamenti che hanno la convenienza ad abbattere i capi. Che è incredibile, certo. Perché non sono più in grado di sostenere i costi per quanto riguarda l'approvvigionamento anche di mangimi. Abbiamo l'agricoltura che sta rischiando tutta la filiera, abbiamo i trasporti che non riescono più ad andare avanti, e abbiamo quel problema che citava il presidente di Confindustria nell'ultimo servizio, che è la verità, che purtroppo l'industriale o chi produce lo conosce. La politica, speriamo ne sia a conoscenza o ne capisca il meccanismo, che è molto semplice. Oggi chi produce, produce con una programmazione da 8-10 mesi, se non la moda addirittura a 2 anni. Ma quando oggi acquista delle materie che costano 4 volte o 5 volte tanto,
sta pensando a quando la fine della filiera e quando verrà commercializzato, quale sarà il prezzo che arriverà sul mercato. E che si sta domandando, riuscirò a ribaltare quei costi a quel prezzo? E soprattutto il mercato me lo comprerà? Perché probabilmente non me lo comprerà. E a quel punto le aziende sono fallite, decotte, morte, defunte, se non lo fanno già prima, perché a questo problema si è aggiunto il costo dell'energia. Un costo dell'energia che ha portato le produzioni delle ceramiche a chiudere forni, alle acciaierie prima a lavorare di notte per poi chiudere parti delle aziende. E adesso si stanno trovando troviamo in una fase ancora più pericolosa, perché nessuno è in grado di fare dei preventivi di costi e nessuno sta assumendo nuove commesse perché non sa come potrà gestirle e come potrà farci fronte. Quindi c'è la paralisi dettata dall'incognita dei tre pilastri che erano una volta costi sì variabili ma abbastanza gestibili, e adesso invece è diventato tutto un imprevisto, un'incognita gigante. Con la chiusura del quartiere che vi abbiamo raccontato, l'abbattimento dei capi, abbiamo sentito e raccontato purtroppo, prima minacciato, poi messo in pratica negli allevamenti, le acciaierie già chiuse, cioè la tempesta perfetta, Villanova poi Moretto, dai. Assolutamente sì, ma è per questo che bisogna trovare una quantità di fondi per riuscire a coprire questi aumenti dei prezzi, che nessun tipo di bilancio, nessun tipo di scostamento di bilancio potrebbe fare a breve termine. Il prossimo stanziamento del recovery saranno 40 miliardi di euro, se non sbaglio, perché arriveranno in Italia. 40 miliardi di euro. Stiamo parlando di una finanziaria, forse anche di più di una finanziaria. Quelli sono gli unici fondi che avremo a disposizione. Per quello, ripeto, la settimana scorsa il Consiglio regionale ha votato una risoluzione per quello che può fare il Consiglio regionale su questo tema. Cioè il fatto di dire al governo e soprattutto all'Europa di ricalibrare quei fondi, dobbiamo veramente usarli per far sopravvivere le aziende e le famiglie. In questo momento non possiamo permetterci di fare filosofia, di seguire l'ideologia. Sì, la transizione ecologica, sì, il fotovoltaico, sì, però bisogna ricordarsi che questi sono processi che costano le imprese, costano le famiglie, e con un aumento dei prezzi come abbiamo adesso non possiamo permetterci di far filosofia, dobbiamo intervenire velocemente perché vanno fatti gli interventi rapidi per riuscire ad abbattere questi prezzi e mantenere in piedi le aziende. Quello che dicono gli industriali, hanno ragione, però se si ferma la produzione, dopo recuperarla, per recuperarla ci vorranno mesi e mesi, non è una questione che riparte rapidamente. Per quello dico, l'unica fonte di finanziamento che c'è nell'immediato sono questi fondi che arrivano dall'Europa, che sono fondi che noi pagheremo comunque a debito, quindi per due terzi dovremo rimborsare, tanto vale che li usiamo per mantenere in piedi il sistema paese, perché questa è una crisi con allineamento di uscita dalla pandemia, guerra, cioè, e aumento dei prezzi, è veramente la tempesta perfetta che si può battere sul sistema paese. Dovrebbero farlo tutti i paesi europei, però, assolutamente, allora. Sì, ma questo, cioè, perché sennò poi diventa l'Italia, avete sentito, le famiglie, Confindustria diceva, questo sì. Non è una situazione solo italiana, è una situazione di tutto il continente, e non diventino aiuti di Stato, cioè poi questo non è il paradosso, sì, ma ne stavano parlando ancora in Europa di rifare debito comune per finanziare questo problema, ma visto che è già stato fatto per la Next Generation EU, usiamo questi fondi adesso e il Next Generation lo posticipiamo all'anno prossimo, quando sarà finita questa crisi. Onorevole Moretto? Io però credo che noi dobbiamo stare attenti a non perdere di vista un po' il percorso sul quale siamo per la ripresa del paese e anche per cercare di renderci indenni in futuro da situazioni contingenti come questa. Abbiamo bisogno di interventi immediati, urgenti, sulle accise, sull'IVA, sui prezzi, diciamo, al consumo finale, ma non dobbiamo distrarci però, quindi non dobbiamo togliere fondi dagli investimenti che sono necessari a cambiare il nostro sistema produttivo. Noi faremmo un errore se in questo momento mettessimo da parte quello che c'è scritto del PNRR, su alcune cose io penso dovremmo essere ancora più coraggiosi, e rinunciando quindi a percorsi che sono oggi urgenti tanto quanto le scelte a breve termine. L'esponente di Confindustria prima infatti diceva anche in altri paesi, le imprese di altri paesi sono in questa situazione, quindi sono necessarie delle azioni anche strutturali che restino. Se noi chiediamo, Italia Viva lo sta facendo da giorni, di semplificare le procedure per aumentare la capacità e installare nuovi rigassificatori per poter quindi per esempio utilizzare di più il GNL, il gas liquido, questo è un investimento che va fatto oggi. È ovvio che non avrà effetto immediato sui prezzi, certo, al consumo, però
Però è anche evidente che noi faremmo un errore se oggi togliessimo soldi dagli investimenti, perché quegli investimenti lì sono necessari. Se noi diciamo che poi che c'è anche la polemica, il dibattito sulla legge per il solare in regione, vorrei parlarne tra poco. Cosa diceva Villanova? No, poi torna ai Moretti. Giustissimo per i gassificatori, ma siamo il paese dove una famiglia che ha installato il fotovoltaico deve aspettare 3-4 mesi per avere l'autorizzazione per metterlo in rete. Stiamo parlando di queste situazioni. Moretto? Su questo no. Sì, no, cioè non meno burocrazia lì, perché è chiaro che ora ci sarà una corsa anche dei privati al solare, no? Di nuovo come qualche anno fa. Certo, ma mi tocca su una, diciamo, su un nervo che per noi siamo sensibili. Abbiamo proposto il decreto semplificazione, il piano shock per l'Italia. Noi siamo assolutamente favorevoli alla semplificazione delle procedure, soprattutto ora e soprattutto su ciò che riguarda l'energia. Quindi non solo gli impianti anche di autoproduzione in famiglia, ma anche nelle imprese e in tutte quelle rinnovabili che oggi ci consentirebbero di... E dove mettere questi pannelli solari? Diciamo, la Regione ne ha discusso questi giorni. Sindaco, ho pubblicità tra poco, ma me la dice una battuta? Cioè anche da lei cosa le dicono i suoi cittadini? Cioè c'è la voglia di correre ai pannelli solari? No, cercare energie rinnovabili, alternative, sganciarsi un po' dalla rete, che in realtà significa restarci attaccato, perché poi se ti produci c'hai consumo zero, ma poi comunque la bolletta la paghi lo stesso, non il consumo ma tutto il resto. Prego, Sindaco. No, io sono d'accordo con quello che diceva Moretto. Anch'io sono un po' perplesso nell'istrarre fondi dal PNRR, perché quella è una grande occasione per l'Italia e vanno investiti in rivoluzioni infrastrutturali, non da ultimo anche quella energetica. Nel nostro comune stiamo avviando uno dei primi, forse credo, progetti in Italia di una comunità energetica che vede il comune come capofila rispetto a una serie di attività produttive per appunto avviare un progetto di comunità energetica che va verso la direzione di autonomia energetica che è così auspicata dal PNRR. Poi se ragioniamo in un'ottica di comunità e di Unione Europea, se la Francia ha con il nucleare o la Spagna con il solare, su cui ha investito molto, e l'eolico, sono riusciti ad avere una maggiore autonomia energetica, viene da chiedersi come sia possibile che in Europa ci autorizzino a finanziare o a utilizzare soldi del PNRR per ovviare a mancate scelte che abbiamo fatto o a errate scelte che abbiamo fatto come paese Italia negli ultimi 20 anni. Io credo che queste siano tutte questioni che un ministro capace come è il ministro dello sviluppo economico Giorgetti possa essere in grado di districare al meglio. Insomma, non dimentichiamo che rispetto anche a Villanova che giustamente si chiedeva che cosa può fare la regione, cioè il governo è un governo che comprende diverse forze e anche diverse capacità. Forse il ministro Giorgetti è una delle più brillanti della Lega e credo che possa anche avere la sensibilità giusta per trovare delle soluzioni. Dunque, cos'è che c'è scritto? Il governo ha deciso di tagliare 25 centesimi soltanto per un mese solo il prezzo della benzina e del gasolio. Ridicoli. Anche questo sms avevamo visto più volte. Stasera sono arrabbiati da casa, io ve lo dico. Ne hanno ben don, diciamo, considerati anche gli aumenti. Oltre al dramma della guerra che stiamo vivendo, raccontando. Pochi istanti di pubblicità, tra poco diamo anche il risultato del sondaggio. Ma cosa succede? Il Covid prima, la guerra adesso, ora ci si mette pure la siccità, insomma veramente. Tra l'altro purtroppo stiamo raccontando anche di tanti incendi, sentiremo anche l'assessore Bottacini in questo servizio. Un altro stasera, appunto arriva dalle ultime notizie, a Onigo presso un agriturismo, Pederobba, sempre trevigiano, e c'è una squadra dei Vigili del Fuoco e anche della Protezione Civile, quindi insomma purtroppo anche questo è un problema, perché non piove più, e questo è un rischio anche per la sicurezza. Tra poco. Solo ieri sono scoppiati 6 incendi nel territorio veneto che hanno devastato boschi interi. Oggi le fiamme hanno divorato altre zone, il rogo più grave nel Vicentino. Questi 3 mesi di siccità hanno contribuito all'innesco degli incendi, anche gravi. La mancanza di pioggia e il vento sono la tempesta perfetta, dice l'assessore regionale Giampaolo Bottacin, ma questi non sono gli unici fattori. Ricordo però che la stragrande maggioranza degli incendi sono per causa umana,
non sempre dolosa, a volte anche colposa, ecco perché lancio l'appello ad essere particolarmente attenti a questo aspetto. I mesi di febbraio e marzo sono statisticamente più a rischio assieme ad agosto e in questo momento le condizioni del terreno sono assolutamente favorevoli alla propagazione delle fiamme. L'appello di Bottacini è rivolto ai cittadini. Gesti che possono sembrare innocui diventano pericolosi. Io lancio un appello ai cittadini di porre particolare attenzione in questa fase, in questo periodo, visto che anche nei prossimi giorni non è previsto che ci siano precipitazioni, di essere cauti nell'accendere fuochi, che non si potrebbe, anzi non si può, e anche nel parcheggiare l'auto o nel mozzicone della sigaretta che viene buttato per terra. Ecco, tutte queste azioni che possono apparentemente sembrare innocue, invece in questa fase, con questa siccità, sono assolutamente pericolose. L'attenzione deve essere massima sia da parte di chi effettua i controlli, come le forze dell'ordine, sia all'azione distratta del cittadino che non pensa alle conseguenze di un gesto apparentemente innocuo. Per esempio parcheggiare l'auto sul ciglio stradale, magari dove è molto secco, e poi ripartire. Ricordo che i catalizzatori che sono sotto le automobili funzionano a temperature anche di 800-900 gradi centigradi, quindi voi immaginate quanto sia facile l'innesco dell'incendio. Veramente, poi cosa manca dopo tutto questo? Perché poi anche il fatto che non piove è un problema. È un problema gravissimo. È enorme per il settore dell'agricoltura. Per l'agricoltura, per tutta una serie di problemi, ma veramente stiamo vivendo un periodo molto molto delicato sotto tanti punti di vista, anche perché non dimentichiamo che anche la questione Covid non è finita, l'emergenza Covid non è finita, si stanno sommando tutte queste situazioni, quindi è veramente un test molto molto difficile per la nostra regione e per il nostro paese. Quindi non ho capito, dove si possono mettere i pannelli solari? Cosa avete deciso? Ma no, in commissione prima, poi adesso arriva in aula il testo. Adesso ancora in commissione, in seconda commissione. Cioè lo si può mettere nei campi, dappertutto, c'è una zona preservata? Ricordiamo che le normative sono nazionali per quello che riguarda i parchi fotovoltaici. Quello che vogliamo inserire con la normativa regionale è il fatto di impedire che possano essere utilizzati su territori agricoli che devono essere vocati all'agricoltura, cioè territori di pregio, territori con vocazione agricola. Sì, però adesso non dovrebbe essere la priorità invece cercare una fonte di energia rinnovabile. Sì, abbiamo visto anche che la produzione agricola può essere una priorità, perché se mancano il grano, se mancano le produzioni che arrivano dall'estero, tornano tra poco, anche quelle nazionali possono essere importanti. Certo, il presidente del porto di Venezia ci racconterà dei cereali, per esempio, che arrivavano in grosse quantità dall'Ucraina. Certo, perché negli anni abbiamo abdicato il ruolo di avere un'agricoltura intensiva sul nostro paese per andare a comprare i prodotti all'estero. Adesso forse è il caso anche di riportare queste produzioni in Italia, proteggere queste produzioni e mettere magari i pannelli fotovoltaici sui tetti dei capannoni, sui parcheggi, sulle aree già urbanizzate, prima di pensare di mettere sui terreni agricoli. Anche perché magari c'è qualche fondo che vuole investire mettendo questi pannelli dove prima c'è un agricoltore che veniva preso per il collo con i prezzi delle sue produzioni. Se invece si tende anche quei fondi del PNRR, che questo sia una linea già prevista. Sarebbe più contento forse quell'agricoltore, dice, no? Perché non deve mettersi a coltivare e a fare però, il lavoro dell'agricoltore. Però è una scelta strategica per il paese. Sarebbe un controsenso, penso, per un paese come il nostro, usare terra buona per mettere i fotovoltaici. Dai, Moretto, Albertini e poi Soranzo, che ne pensate? Io onorevole che... Moretto prima, prego. Sì, scusate. Io credo che si debba, e l'ho detto, ne resto convinta, si debba in tutti i modi facilitare l'installazione di impianti che consentono la produzione di energia. Scusami, fate vedere il messaggio di prima, strepitoso. Grazie Marco che l'avete mandato in onda, perché noi ve lo fate vedere. Fantastico, non ne è azzeccata una. Caro Bolletta, dobbiamo risparmiare, chiudiamo subito radio e TV locali che sono un costo sociale non indifferente. Non ne è azzeccata una, visto che siamo gratis, non pigliamo manco un soldo, cioè, tanto meno dal canone, per essere chiari. Prego, scusi, ma ogni tanto qualche stupidaggine bisogna... Prego, onorevole, dai. Bisogna in tutti i modi aumentare la propria la produzione nazionale di energia, però anch'io penso che si debba stare attenti a non trasformare il terreno agricolo in qualcosa che è più conveniente mettere a produzione di energia che non a produzione di cibo. Questo è un limite oltre il quale non si deve assolutamente andare. Ecco perché in questi giorni in commissione, anche durante le audizioni sul decreto energia che si occupa anche di questo, è stato molto
molto dibattuto il fatto che eventuali impianti su terreni a destinazione agricola, quindi non stiamo parlando di terreni incolti ma che non hanno destinazione agricola, lì è un altro discorso e secondo me soprattutto in aree industriali vanno assolutamente agevolati e installati. Sui terreni invece coltivabili è necessario che questa parte di terreno destinata agli impianti sia minima, ci sono delle percentuali stabilite nel decreto, e in molti casi che sia possibile anche la coltivazione sotto l'installazione dei pannelli. Su questo anche le associazioni agricole sono state molto chiare, deve essere un limite molto piccolo per non trasformare il terreno da produzione agricola a produzione energetica, questo non ce lo possiamo permettere. Ho 4 minuti, dai, 2 minuti a testa, un po' meno, anzi un minuto a testa, Albertini e poi Soranzo, prego. Sì, sì, no, per dire che esiste il problema, io credo che dove c'è terreno agricolo sfruttabile debba essere utilizzato per la produzione agroalimentare, questo non c'è dubbio, esistono non solo un sacco di spazi, tutti i tetti di capannoni, i parcheggi, le aree industriali dove possono essere utilmente installati pannelli, ma c'è anche un tema e ci sono alcune aziende, una anche di Padova insomma che è all'avanguardia da questo punto di vista, lo so perché nel mio territorio c'è molta agricoltura e qualche azienda si sta attrezzando per fare dei progetti pilota di installazione di pannelli fotovoltaici che siano compatibili ad esempio con i frutteti, quindi una copertura non totale ma una copertura su strisce sostanzialmente di pannelli fotovoltaici che siano in grado anche di garantire, perché c'è anche un effetto specialmente sulle produzioni frutticole, che il cambiamento climatico, l'innalzamento delle temperature, l'aumento dei giorni di radiazione solare provocano anche dei fenomeni di maturazione precoce della frutta, quindi c'è anche un tema di ombreggiamento, ecco, adesso la dico in due parole per essere... Cioè, avrebbe un effetto benefico anche sulle coltivazioni stesse. Insomma, ci sono dei progetti, certo. Bisogna studiarci, però il tema di contemperare produzione agricola e produzione energetica è una cosa su cui concentrarsi e da perseguire. Soranzo, condivide la legge poi regionale, con la firma BET di cui parlavamo adesso? No, guardi, io sono uno di quelli che sono rompiballe classificato così anche in maggioranza, lo sa bene il capogruppo Milanova. Sono colui che si è espresso subito. Io sono fortemente contrario a questo provvedimento che viene proposto dallo Stato, ha detto bene il capogruppo Milanova. In Regione noi stiamo lavorando, lo sta lavorando il collega Bette, vanno fatti i complimenti, perché si sta lavorando una legge che riesca in qualche modo a dare una risposta agli adeguamenti normativi richiesti e allo stesso modo però non faccia un danno irreparabile. Il fatto che si possa coltivare sotto i pannelli fotovoltaici a me viene da ridere. Io voglio vedere, che vuol dire che qualcuno non conosce bene l'agricoltura, qualcuno pensa che cosa può crescere, forse neanche l'erba, di quello che cresce, o le erbacce, sì, la gramigna forse cresce sotto, ma cresce ben poco. Io credo che i pannelli fotovoltaici, ci stiamo ponendo il problema di fideiussioni al termine per la rimozione e lo smaltimento, ci stiamo ponendo il problema in quale aree, ma scusate tanto, un paese come l'Italia, è vero che siamo, l'energia solare è importantissimo. Per tornare a un quarto d'ora, un'ora fa, del problema delle bollette. Le bollette elettriche oggi sono tra i vari costi e oneri di sistema. Noi stiamo pagando tutti gli incentivi di tutti i pannelli fotovoltaici e impianti installati negli ultimi 15-20 anni. E sono dentro le nostre bollette, per fare un esempio. Il problema grosso è che siamo un paese ricco d'acqua, ricco di tanti spettacoli culturali, ma soprattutto ricco d'acqua, e noi andiamo a pensare al solare. La verità è che noi abbiamo bisogno di tornare sugli altri strategici, fare delle scelte importanti che non abbiamo fatto e demolito, su quelli che sono gli asset dello Stato che dovrebbe produrre energia, potenziare il sistema dell'energia prodotta da centrali idroelettriche, per tornare a tutte quelle, diciamo, sistemi che possono efficientare, ma soprattutto noi dovremmo lasciare in pace l'agricoltura, perché noi stiamo piano piano incentivando anche gli agricoltori a diventare e a sfamare gli appetiti delle multinazionali che vogliono installare. Aspetti Soranzo, chiarissimo, come andrà a finire. Mi fate vedere il risultato del sondaggio, benzina, taglio 25 centesimi, basta, immagino di intuire il risultato di questo sondaggio, la prossima volta faremo un po' più dibattuto, vediamo cosa dice.
E beh, per forza, 96,1% dice assolutamente che non basta. Tutti ci aspettavamo un bel taglio ben più pesante, insomma, ben più a favore di tutti noi. Voglio salutare l'onorevole Sara Moretto, Enox Soranzo, il sindaco Albertini e Alberto Villanova. Noi ci rivediamo tra pochissimo per parlare di porto con il presidente dell'autorità portuale di Venezia e Chioggia. Vi ricordo anche la mail ring@antena3.it. Tra poco. Allora, saluto e ringrazio Fulvio Lino Di Blasio, che è presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Settentrionale, cioè autorità portuale di Venezia, ricomprende i porti di Venezia e Chioggia. Grazie presidente per essere con noi. Buonasera. Grazie a voi, buonasera. Allora, abbiamo molte cose di cui parlare. Guardi, c'è un nuovo allarme di Confindustria anche oggi, quindi sul fronte delle imprese, col rischio che la guerra in Ucraina, ma soprattutto questa crisi energetica, possa bloccare proprio le aziende nell'arco di qualche giorno ormai, purtroppo. E quante volte abbiamo discusso anche in questi anni, insomma, il porto di Venezia è forse l'azienda più grossa tra numero di addetti e ovviamente l'indotto che c'è in Regione Veneto. Qual è lo stato di salute? Perché noi abbiamo visto anche i dati, però sono parametrati sul 2021, sul 2020, quindi non al pre-pandemia, insomma, poi abbiamo tante cose di cui parlare. Però qual è la cosa che più la preoccupa anche valutando i traffici? Cominciamo dal conflitto di cui purtroppo stiamo vivendo la fase acuta tra Russia e Ucraina. Cosa dice? Ma dico che il 2021 in realtà aveva visto una grande ripresa del porto di Venezia e di Chioggia. C'è addirittura su alcune categorie merceologiche siamo tornati al livello pre-pandemia, soprattutto per quanto riguarda le rinfuse, il settore siderurgico, il settore agroalimentare, e quindi stavamo veramente attraversando una fase di anche ritorno di grande interesse degli investitori nei confronti del nostro fiducia. Di fiducia, di richiesta, no? Anche sull'onda dell'istituzione della zona logistica semplificata, richiesta di aree, richiesta di spazi, richiesta di servizi anche più competitivi. Ora, per quanto riguarda le previsioni per l'impatto dell'evento in Ucraina, devo dire che è importante sul nostro settore. Tenga conto che per esempio i traffici con l'Ucraina, che sono prevalentemente in import, pesano sul nostro sistema portuale in misura di circa del 6,6%, mentre con la Russia in misura del 7,6%, e stiamo parlando soprattutto di acciaio, giusto? No. Sì, rinfuse siderurgiche, prodotti siderurgici, chimici, cereali, sfarinati, granaglie, quindi un impatto significativo. Questo era al momento i volumi. Siamo andati proprio in questi giorni a intervistare alcune delle imprese per capire quando arriverà l'ondata, e diciamo che le ultime navi sono arrivate relativamente al mese di marzo. Da aprile ci sarà l'impatto forte. Addirittura, per quanto riguarda il traffico dell'Ucraina, il porto principale è proprio Mariupol, infatti, che lei, come sa, presidente, rifornisce anche per le grandi aziende siderurgiche del vicino Friuli Venezia Giulia il porto di Monfalcone, cioè là, esatto, arrivata l'ultima nave, basta, Esatto, ci sono alcune imprese che addirittura, che non avendo diversificato in passato, ad aprile si bloccheranno. Magari anche imprese che hanno la sede nel Veronese e che si avvalgono del porto di Venezia come scalo per importare. Quindi l'impatto sarà importante, e quindi comporterà, no, un atteggiamento di ricerca di fonti alternative, ma che in alcuni casi sulle imprese non ci sono. Quindi diciamo soprattutto acciaio, cereali, chimica, 6,6% importiamo da Ucraina, 7,6% da Russia, e questo molto probabilmente sparisce nell'arco di qualche giorno ormai. Esattamente. È un bel danno ulteriore. Però c'è anche un paradosso, presidente, mi dica se sbaglio o meno, cioè che in realtà questa può diventare l'occasione per trovare nuovi mercati anche per queste imprese stesse, no? Quindi nuovi traffici.
Sì, allora, i porti sì, per loro natura sono un luogo che in questi casi abilita la diversificazione, perché possono arrivare risorse, diciamo, da origine diversa, materie prime da origine diverse, può anche arrivare forme energetiche non legate appunto alle pipeline, quindi il trasporto di petrolio e il trasporto di carbone è un tema molto, la produzione di carbone è un tema molto delicato, perché ovviamente è un po' in controtendenza rispetto alla nostra fortissima spinta verso la transizione green, che rimane ovviamente un obiettivo fondamentale, ma in certi casi, no, bisogna anche far fronte alle esigenze impreviste e quindi accompagnare con una forma tradizionale, ma con una grande spinta verso le energie rinnovabili alternative. Ma ascoltandola mi viene in mente proprio quanto lei aveva fatto sapere alla stampa qualche giorno fa, no? Con i cereali, le derrate alimentari che scendono, no? Anno 2021 del 18,8% e i cereali e le derrate alimentari 5,6%. Abbiamo visto che tra l'altro i cereali in una buona parte arrivano dall'Ucraina, e ha sottolineato come sia cambiata un po' la logistica forse post-Covid, cioè che questo tipo di materie viaggiano più su gomma e su rotaia e su ferrovia, è vero? Diciamo, lì c'è stato nell'anno scorso un effetto che adesso di nuovo sta per cambiare, ma diciamo, l'aumento dei noli per il trasporto marittimo ha fatto a un certo punto virare la modalità di trasporto verso forma ferro-gomma. Questo è stato avvertito soprattutto in alcune categorie merceologiche, che adesso però potrebbe essere di nuovo riportato più su una di nuovo sulla modalità navale. Diciamo, c'è molti fattori di imprevedibilità. Per quanto uno possa provare a fare una pianificazione strategica, bisogna sempre avere un'impronta adattiva ai cambiamenti repentini del mercato. Sì, diciamo che il porto è un luogo molto vario, quindi alla fine c'è una pianificazione lunga ed è più che altro il tema delle grandi navi. C'è una pianificazione che comunque è lunga, però è più versatile che quella invece dei commerci, è così o sbaglio? Sì, sì, è così, ma diciamo la pianificazione lunga più che le grandi navi è quella delle opere. Cioè, certo. La realizzazione delle opere, tutto quello che abbiamo in cantiere sul PNR, sulle opere del commissario piuttosto che sulle opere green. E poi nel medio periodo, sì, ci diciamo, orientiamo al miglioramento dei servizi e quindi alla riduzione dei costi alla merce per essere più attrattivi. Sono due livelli diversi di pianificazione. Ma lei come la immagina? Cioè, in questo momento è al fianco degli imprenditori, è per la promozione del porto di Venezia, la ricerca di che cosa? Cioè, di nuovi accordi, di nuove possibilità, nuove autostrade commerciali, di traffici? Il momento è molto positivo dal punto di vista del rilancio degli investimenti. Noi abbiamo aperto a dicembre con il nuovo regolamento sulle concessioni, la possibilità di rilanciare proprio nell'isola di Marghera, che stiamo vedendo ora, le concessioni, che questo vuol dire nuovi investimenti, nuovo lavoro, nuovi traffici. Metteremo nelle concessioni, alzeremo un po' l'asticella, cioè chiederemo a coloro che vogliono venire a lavorare in maniera stabile, e stabile dico 20-30 anni, nel porto di Venezia di Chioggia, delle richieste in termini di nuovi traffici, in termini di traffici che siano più rispettosi dell'ambiente, che ci sia una particolare attenzione all'efficientamento energetico e soprattutto alla pianificazione dell'occupazione, perché tutto questo alla fine si deve inevitabilmente tradurre in lavoro, lavoro per il territorio, lavoro per tutto, insomma, la forza di knowledge che abbiamo a Venezia e a Chioggia. Quindi questo è un primo elemento. Il secondo elemento è quello legato alla zona logistica semplificata. Noi ci crediamo molto, è un tema che può abilitare investimenti innovativi, purché si arrivi ovviamente ad una rapida conclusione della sua formalizzazione, e soprattutto abbiamo molte risorse legate all'efficientamento del sistema della intermodalità, cioè il porto di Venezia che diventa sempre più facilmente raggiungibile e integrato con il suo territorio. È uno dei porti con la dotazione ferroviaria
più efficiente in Italia, e stiamo lavorando con RFI per farlo diventare ancora meno interferente con il traffico urbano, in modo da collegare direttamente la banchina all'impresa. E quindi qual è, diciamo, oltre al piano operativo, che so che avete sviluppato insieme alle imprese, appunto, anche tra i fondi del PNRR, invece quella che secondo me diventa un'opera simbolo per il porto di Venezia e Chioggia? Nel PNR abbiamo sia, questo è molto interessante, grazie per la domanda, abbiamo sia lavori, per esempio un nuovo ponte ferroviario che collegherà l'isola di Marghera, abbiamo lavori sui marginamenti ambientali, no? Per dire quanto il porto di Venezia sia sostenibile, se ne dibatte spesso, ma poi di fatto siamo un agente, un attore della sostenibilità, perché stiamo investendo, guardi, mal contato 23 più altri, sono sui 30 milioni di euro sui marginamenti, che servono quindi a contenere le emissioni della parte inquinata rispetto, certo, al porto. E Montesindia è un'altra infrastruttura importante in cui abbiamo circa 30 milioni di euro, che è una delle opere che il governo ha proposto per un commissariamento, quindi velocizzazione. E poi l'elettrificazione delle banchine, nonché lavori per l'efficientamento energetico delle banchine, anche in questo caso sulla componente green abbiamo circa 20 milioni di euro. E queste si aggiungono poi le risorse che il commissario straordinario per le crociere, che poi sono anche io in questo caso il responsabile, sì, ha 170 milioni di euro per la realizzazione non solo di opere, ma di tutta una serie di studi finalizzati proprio a fare le opere in modo che la componente ambientale sia integrata nel modo in cui le facciamo. Quindi questo è fondamentale anche per riportare un po' di giustizia, no? di informazioni su come andiamo a fare queste opere. Senta Presidente, è chiaro che 170 milioni che sono fondamentali, però lei è convinto di rispettare i tempi, diciamo, di preparazione per gli approdi delle grandi navi per aprile, come mi pare lei abbia annunciato di recente? E poi la seconda osservazione, perché qui ne abbiamo parlato qualche settimana fa, ormai le crociere nel 2021 più 460%, però è sul 2020 purtroppo, quello, non siamo tornati ai livelli del 2019, no? Allora, non si tornerà mai più ai livelli del 2019. Ecco, perché secondo lei? Ma perché questo è matematica. Prima avevamo la migliore stazione al mondo, con 7 ormeggi dedicati, 7 giorni su 7, eravamo un'eccellenza mondiale. Certo. Adesso il decreto ha bloccato il passaggio di alcune categorie di navi, sono sopra i 25.000 tonnellate, attraverso il canale di San Marco, bacino di San Marco e Giudecca, quindi identificando una via di accesso, che è il canale Malamocco-Marghera, all'area dove vanno costruite questi nuovi ormeggi, che possono essere al massimo 5, in un'area che è già fortemente presidiata dal traffico, diciamo, merci. Quindi già questo, la matematica 5 a 2. Dopodiché i ritardi. Allora, io faccio questa considerazione. L'obiettivo di avere almeno 2 ormeggi pronti per la stagione del 2022 è stato dato nella conversione del decreto a settembre. Quindi abbiamo avuto questi mesi per fare i progetti, dare gli affidamenti, avviare i cantieri, monitorare i cantieri e realizzare le banchine in tempo per l'avvio della stagione. I cantieri Attiva e Avecon rispetteranno i tempi. Avecon sicuramente la prima settimana di aprile, TIV ha delle caratteristiche tecniche molto più importanti, ma stiamo raddoppiando i turni di lavoro anche di notte, quindi in quel caso siamo verso la fine di aprile. Ma in ogni caso è stato un piccolo miracolo in una situazione in cui il porto è stato colpito da un provvedimento che non c'è mai stato un precedente uguale al mondo. Quindi io qua veramente metterei un po' di orgoglio di quello che sa fare il know-how e anche gli imprenditori, anche queste imprese che stanno lavorando, stanno facendo dei lavori molto, molto importanti. La cosa più impegnativa, ma che sta vedendo grande collaborazione tra gli enti, è poi fare tutta la pianificazione degli assessment della security, la pianificazione della sicurezza, nonché la predisposizione di tutte quelle accortezze che, coordinate dal prefetto ma in collaborazione con tutti, servono a fare in modo che i turisti arrivino in un ambiente che sia protetto, sicuro, tracciato, e ogni passo, diciamo, del processo nave deve essere
monitorato. E quindi sono tutte attività che stiamo facendo ovviamente con una collaborazione di tutte le istituzioni. Senta, beh, certo, con un provvedimento che non ha precedenti e che tutti pensavano forse alla fin fine no, non sarebbe mai stato realmente applicato e che è arrivato così all'improvviso l'estate scorsa, no? Ce lo ricordiamo bene tutti. E mi aiuti a capire se sbaglio i dati. 50 crociere mi pare nel 2021 contro le 800 storiche in un anno? Quanto erano una volta? No, erano 550 e rotto. 550, ecco. Tra 550 e 50? Quest'anno saremmo intorno alle 140. Ma quello secondo 140. Lei resterà lo standard purtroppo nuovo? Allora, 140 nel senso che ci saranno alcune, le previsioni sono le seguenti, la banchina, diciamo Liguria e Lombardia, una sarà disponibile il sabato e la domenica e una sarà disponibile il sabato e una domenica al mese e in più c'è la possibilità di appoggiarle anche a Fusina e stiamo lavorando ovviamente per utilizzare anche Chioggia che è una destinazione che sta crescendo dal punto di vista turistico e che è nelle richieste e nei desideri delle navi da crociera, anche quelle no, di una certa categoria, più piccole ovviamente, ma di lusso. Quindi stiamo parlando di numeri diversi sia come disponibilità di accosti sia come frequenza. Ovviamente il 2022 è un anno di transizione, certo. Verso cosa? Verso il modello della croceristica veneziana del futuro, perché oltre a fare le opere stiamo facendo tutta una serie di studi che ci portano e che richiedono qualche mese di tempo, ci portano a capire primo dove e come verrebbe realizzata la nuova stazione marittima e secondo come migliorare l'accessibilità al porto di no, a Marghera, che è uno studio che non riguarda il fatto delle navi da crociera, è uno studio doveroso che l'autorità portuale deve fare, così come mantenere l'accessibilità al porto di Marghera e quindi lavorare sull'adeguamento del canale Malamocco-Marghera è un obbligo dell'autorità portuale, indipendentemente da queste navi che sono anche hanno un pescaggio minore no, rispetto anche alle più grandi navi. Il porto a Marghera esiste, non è una novità che si però debba, va adeguato no? Questo sì. Quindi diciamo con tutte le possibili approdi che lei ha citato, quindi non parliamo più di stazione marittima, di stazioni marittime a questo punto, no? Quindi più di una. E al momento si chiamano proprio la norma, li chiamano transitori, c'è una transizione verso i lavori che faremo poi gli anni a venire. Quest'anno si è fatto una corsa per garantire certo. In alcune banchine questa possibilità. Quindi diciamo l'ottimo quale potrebbe diventare una volta, cioè tra le 50 purtroppo dell'anno scorso e le 550 che si faceva una volta. Allora, diciamo che l'obiettivo è, la norma ci dà l'obiettivo di realizzare fino a 5 ormeggi, quindi verosimilmente laddove, e l'obiettivo è 2026, se ci fosse la possibilità di realizzare 5 ormeggi, si potrebbe ritornare sulle malcontate 400-450 navi, ma questo ovviamente dipende da tutta una serie di elementi, perché tutti gli studi che stiamo facendo ci porteranno ad una consapevolezza di come e quante banchine si possono realizzare. Esatto. L'obiettivo è alto, e sa cosa? Quello che ci porta ad essere tenaci è che c'è una grandissima richiesta del mercato. Le navi vogliono tornare, devo dire, anche proponendosi con soluzioni tecnologiche e di rispetto dell'ambiente e delle emissioni innovative, cioè si vogliono anche proporre per migliorare, per dare il proprio contributo no, a ridurre l'impatto del traffico sull'ecosistema. E questa è una leva che devo dire passato, per quanto sia stato doloroso tutto questo messaggio, ma tutta questa vicenda più che altro dolorosa per chi ha perso il lavoro e dolorosa per le modalità, quindi non transizione ma blocco istantaneo, ma io diciamo cerchiamo di trarre il meglio mettendoci il massimo dell'impegno, ma soprattutto passando il messaggio a livello globale che è necessario integrarsi in questo ecosistema che è unico al mondo, ma che deve essere, come dire, deve continuare a vivere con le attività economiche che vi si svolgono. Senta, Presidente Di Blasio, dovevo chiederlo tra le prime cose, ma ci arriviamo comunque. E i conteggi, i conti dei rincari di tutta questa energia che costa molto di più e che quindi anche nell'operatività incide sulle aziende che lavorano in porto, sul porto stesso, insomma, qualche conto ve lo siete fatto? E secondo aspetto, immagina l'area portuale di Venezia come un fiore all'occhiello delle nuove energie?
Allora, i conti ce li siamo fatti, più che altro ce lo siamo fatti come sistema portuale. Nell'ambito di Assoporti si sta lavorando anche con il governo per programmare e, diciamo, quali sono gli interventi anche a sostegno delle imprese che giustamente il mondo di Confindustria sta, no, a gran voce chiedendo. Ci sono rincari dell'energia, ma soprattutto anche rincari delle materie prime, e questo potrebbe avere, tornando alla domanda di prima, un impatto sui cantieri, nel senso ci sono dei cantieri che hanno dei quadri tecnici economici che sono stati definiti in epoca, certo, pre, e quindi qua rischiamo gare deserte, quindi ci potrebbe essere anche uno shift in avanti dovuto alla necessità di adeguare quei prezzi. Ha detto una cosa importantissima, cioè nel nostro paese ci mettiamo tanto a fare le opere, finalmente quando le facciamo, ora possiamo avere un rischio in più, che è quello che il progetto che avevamo fatto, i costi che avevamo fatto, ora sono 100 volte di più, perché poi parliamo anche di queste cifre, 150 volte di più, quindi non ci si sta più dentro e quindi rischiamo gare vuote, e questo, gare deserte, questo guardate che è un nodo in questo momento drammatico, ulteriore per il nostro paese. Prego Presidente, scusi. Sì, drammatico, per cui o servono nuove risorse oppure razionalizzare le scelte su quello che è veramente prioritario. Per quanto riguarda l'aspetto energetico, noi diciamo il porto in generale nella sua nuova versione è un luogo in cui si fa produzione e stoccaggio e distribuzione di energia da fonti rinnovabili. Questo è la mission che ci siamo dati nel nostro piano strategico. Stiamo investendo, devo dire, sia sulla la creazione di un sistema che consenta di ridurre le emissioni per le navi in banchina, quindi con tutto il tema dell'elettrificazione, ma anche sul tema della produzione. Siamo uno dei primi hub che saranno in grado di lanciare una stazione di produzione di gas liquefatto naturale GNL, ma stiamo anche molto investendo, no, all'interno dell'iniziativa dell'Hydrogen Valley sulla produzione di idrogeno. Abbiamo fatto uno studio con Roland Berger recentemente che va a identificare tutte le possibili fonti di necessità di energia anche prodotta da idrogeno all'interno del porto, e devo dire che sono tutte attività fortemente energivore, quindi ci sono le prospettive. È il momento di accelerare sulle energie alternative, non è il momento di tornare alle vecchie. Probabilmente ci sarà un attimo di ritorno dovuto al fatto che c'è stata anche in questo caso una traumatica discontinuità, ma è il momento di accelerare, e il porto deve avere questa funzione di centro, di hub, non solo logistico e portuale, ma anche energetico e che si sostenga da solo, quindi produca quell'energia che serve a sostenere le attività in porto e ovviamente altre attività fuori, no? Questo intende lei? So, di GNL parliamo da tanto tempo, poi, però che tempi ci sono? Ma noi allora, la prima bettolina addirittura, è stato un progetto che è stato anche cofinanziato dall'Unione Europea, la prima bettolina che è stata anche presentata recentemente e collaudata, anche con la presenza della Commissione Europea, e io penso che già nell'anno prossimo sarà possibile vedere anche la distribuzione, quindi siamo abbastanza vicini. È un mercato che deve anche in questo caso è un settore che deve trovare il suo mercato, e quindi noi siamo un po' i primi che si affacciano e vediamo, insomma, se questi sconvolgimenti di questo periodo possono eventualmente anche accelerare, no, fa bisogno di questo tipo. Chiaro. Presidente, grazie davvero per essere stato con noi e buon lavoro per questa rivoluzione, ovviamente questo momento complicato per tutte le imprese. Buon lavoro al presidente del porto di Venezia Chioggia, sistema portuale mare adriatico settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio. Grazie per essere stato con noi. A voi tutti per averci seguito. Grazie, buonanotte da Ringa.